ovviamente di far salire gli ospiti di quest'ultima tavola rotonda, nella quale diciamo, daremo voci a rappresentanti delle diverse istituzioni e dell'associazionismo di impresa. Anzi, dell'associazionismo dei Confidi, partirei proprio con il presidente di Assoconfidi, Gianmarco Dotta, che vedo già a video, al quale diciamo, pongo questo quesito. Gianmarco, abbiamo visto dei dati che insomma subiscono su dire, una sorta di declino, no? Dei volumi garantiti dai Confidi negli anni. Qual è il tuo punto di vista su questa dinamica, come dire, nel presente e nel futuro, nel contesto della crisi Covid, in quello che verrà, e come pensi possano interferire rispetto a queste dinamiche le misure adottate dal governo? Queste sono le domande che vorrei farti, e poi te ne aggiungo un'altra. Tu cosa pensi di questa proposta che abbiamo fatto di ampliamento condizionato dei perimetri di mercato dei Confidi? Ci vedi nella filosofia d'insieme degli elementi che condividi o ci sono degli elementi di dettaglio su cui diresti di più, cosa che ovviamente potremo fare poi con calma perché la proposta che noi veicoliamo serve proprio a questo, no? Lasciare a tutti lo spazio per introdurre miglioramenti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Intanto faccio i complimenti per questo webinar perché devo dire che mi sta piacendo molto anche, vabbè, a parte tutti i contenuti, ma poi anche come sta funzionando. Mi piace, anche se non ci vediamo dal vivo, è interessante poter essere come partecipi di queste nuove innovazioni tecnologiche. Quindi complimenti veramente. Complimenti al Comitato Torino Finanza, complimenti a Salvatore e a Claudio Dauria per la loro ricerca, perché l'ho trovata assolutamente molto interessante. Devo dire che alcuni dati li avevamo già, li conoscevamo abbastanza bene, però questi dati mi aiutano sempre a capire ancora meglio qual è diciamo, cioè, quello che esiste dei confidi, cioè tutto quello che noi conosciamo dei confidi, che molte volte ci diciamo soltanto a voce, ma non lo vediamo per iscritto. Un dato su tutti che mi ha un attimo, un punto sulla ricerca su cui devo passare, è sicuramente il dato su quanto si sono abbassati lo stock di finanziamenti dei confidi nell'arco, garantiti dai confidi nell'arco degli anni. Come voi avete visto nella ricerca, dal 2013, che garantivamo 22 miliardi di finanziamenti, siamo passati a 12,6 miliardi nel 2018. E questo rappresenta quello che tu hai scritto nella ricerca, quello che voi avete scritto nella ricerca, che i confidi, che purtroppo le garanzie private stanno mordendo poco. Mi piace questo termine. Anche il fatto del margine operativo core che diminuisce di 16 milioni rappresenta bene quella problematica di autoconsunzione che tu hai ben evidenziato. Come pure il discorso del cost income, dove tra l'altro tu dai un dato e dici una cosa corretta, dici il cost income per me, per i confidi accettabile, può essere compreso anche tra il 100 e il 110%, perché comunque capisci che effettivamente per la tipologia di operatività che noi facciamo, chiaramente i costi in alcuni casi possono anche essere superiori, perché ricordo che i confidi danno un compito fondamentalmente sociale, che è quello di aiutare le imprese Questo, Gianmarco, in... scusami l'interruzione, non lo dico Prego. io, lo dicono proprio le regole del Fondo Centrale, che mi sembra una notizia ancora migliore, cioè il policy maker ne tiene conto. Allora, ancora migliore che il Fondo Centrale ne tenga conto, tieni presente che, per esempio, gli controllare di questa informazione invece ne fanno un dato negativo, nel senso che dovremmo per forza essere quasi ai livelli delle banche. E purtroppo il problema del cost income è legato non tanto al cost, perché secondo me i dati dei Confidi hanno assolutamente lavorato in modo tale che il contenimento dei costi, ma purtroppo, e questo l'abbiamo ben evidenziato e lo sappiamo tutti, all'income, perché quell'appetibilità della garanzia
di cui io sono tanto innamorato, purtroppo si è persa. Per quanto riguarda le vostre conclusioni, quello che avete detto nella vostra ricerca, devo dirti che ti ricordo, e tu eri presente, un mio intervento in FEDART di novembre dell'anno scorso, sembra passato un secolo ormai, in cui io ho illustrato e ho ripreso tantissime delle questioni che voi ponete sul campo. La prima cosa che mi viene in mente è che siamo stati di fronte, ante coronavirus, a un fallimento di mercato del credito, soprattutto alle piccole aziende. Come ti ricorderai, in quel convegno ho detto finalmente l'abbiamo conclamato, perché qualcuno ancora continuava a pensare che non fosse così. E invece anche oggi i dati del dottor Finaldi Russo danno un quadro molto chiaro della questione. E la cosa che mi ha impressionato di più oggi è che il razionamento del credito nelle piccole e nelle microimprese è dato non tanto dall'indice di rischiosità, perché avete visto che anche nelle imprese meno rischiose c'è una contrazione del credito, ma probabilmente è dato sia da quello che voi avete chiamato la tirannia degli algoritmi e delle regole che devono essere aspettate, e sia sicuramente per la poca redditività in quella fascia di operazioni che le banche danno. Perché dico questo? Dico questo perché secondo me a questo punto, siccome questo fallimento del mercato c'è e secondo me ci sarà ancora di più a fronte del Covid, a fronte di questa purtroppo tragica esperienza che stiamo vivendo del Covid-19, perché secondo me ci sarà uno scivolamento verso il basso del ratio, del rating delle aziende. A questo punto, ancora di più, probabilmente, io penso che ci sarà una contrazione del credito anche in quelle aziende che vengono trasportate purtroppo da questa crisi di liquidità che c'è in questo momento, in quella area grigia che diventa poco redditizia per il settore bancario. E allora qual è migliore soluzione se non utilizzare i confidi in questo momento di difficoltà, che sono una struttura già pronta, preparata per adempiere a quel compito? Io lo credo fortemente, come credo fortemente che purtroppo i provvedimenti legislativi che sono stati fatti in questo, a fronte sia col decreto Cura Italia, ma ancor più col decreto liquidità, purtroppo non abbiano messo al centro dell'attenzione un mondo che, ripeto, è preparato per poter aiutare le imprese. Perché poi torniamo al discorso, qui non parliamo di aiutare i confidi, qui parliamo di aiutare le imprese. E se il dato è quello che abbiamo letto e che il dottor Finaldi Russo ci ha dato in maniera molto chiara, e quindi lo dice Banca Italia, allora dobbiamo porci un problema. Qui dobbiamo fare in modo che veramente quel credito arrivi in maniera corretta alle imprese. E purtroppo devo dire che con uno strumento che funziona, e qui consentimi, Salvatore, di non essere in linea con te su una cosa. Io, ma chiaramente per amore di Benissimo. dialogo, ci mancherebbe, perché sennò poi tutto bello e come, vabbè, però ogni tanto anche se Certo. succede qualcosa te la devo dire anche io. Allora, io non sono d'accordo sul livello della preparazione del personale dei confidi. Io non so se ho capito bene, chiaramente, quindi mi scuso se non deve essere così, però secondo me il personale del Confidi, quello del 106, ma anche dei Confidi strutturati, 112, è altamente preparato ed è pronto, a mio parere, per passare dal credito di firma al credito per cassa. Ma assolutamente sì, ma perché no? Tra l'altro, questa è una di quelle questioni che ho sollevato anche con Banca Italia, dicendo: ma scusatemi signori, ma se siamo vigilati da Banca Italia, perché questa questione l'ho sollevata perché quando nella chiacchierata con Banca Italia, a un certo punto vidi che erano un po', come dire, poco propensi al fatto che si aumentasse l'attività residuale oltre il 20%, soprattutto se questo doveva implementare una fornitura di credito diretto alle imprese. E quindi dissi: ma scusate, ma perché non deve essere così? Siamo comunque intermediari finanziari vigilati, quindi abbiamo un controllo. Sembra quasi, io credo che le professionalità in questo momento nei confidi e tutti i confidi siano pronti per arrivare a fare quello.
Quindi, tornando al discorso delle vostre proposte, la gestione di fondi pubblici, secondo me, è assolutamente nelle nostre corde. Così come nelle nostre corde è anche l'erogazione diretta di credito. Poi voi parlate di provvista e io chiedo, ma perché per esempio i Confidi non possono utilizzare la provvista che è data alle banche con ITL TRO 3? E quella sarebbe una provvista ottima, perché non possiamo, perché anche i Confidi non possono utilizzarla? Così come si può, così come ti dicono, abbiamo fatto delle trattative con Cassa Depositi e Prestiti per utilizzare, per cui loro ci mettono a disposizione della provvista, ma anche in alcuni casi per capire se c'è la possibilità di gestire i fondi pubblici. Per esempio, tutti i fondi pubblici che adesso che sono rimasti inutilizzati dall'ultimo programma dei fondi strutturali europei, perché per esempio i Confidi non possono utilizzarli per scaricarli, cioè, direttamente? Marco, ne parleremo, non per niente, cioè anche Anna Maria Fontana proprio su questo sì, tema. Sì, per carità, non sto lanciando dei temi, non sono andato fuori ancora orario, sono già fuori tempo. Ahimè sì. Ma dai, vabbè. Senti, però, ti prego, se vuoi... cosa, quindi certo. Ti finisco su una cosa e poi ti lascio sulla legge di riforma dei Confidi. Guarda, a me piace una cosa sicuramente, il fatto dell'introduzione dei consiglieri indipendenti, ne metterei forse anche due, mi piace molto. Mi piace il discorso dell'ampliamento delle garanzie. Dobbiamo, secondo me, invece discutere su quella che è, ma questo è chiaramente un argomento in discussione, come ha detto Claudio D'Auria, sul fatto invece della disparità, della sproporzione in questo momento che io vedo che avete proposto tra Confidi 112 e Confidi 106 nel credito diretto, nella gestione del credito diretto. Quella secondo me va un attimino ridiscussa, perché sennò bisogna capire. Allora a questo punto secondo me dovremmo giocare tutti quanti ad armi pari, e probabilmente l'idea sarebbe, allora andiamo, facciamo che siamo tutti quanti vigilati direttamente da Banca Italia, così possiamo fare tutti e giocare alle stesse regole. Va bene, solo una precisazione, ci tengo a farla. Quando noi diciamo che ci sono dei fattori della produzione come personale disponibile, diciamo, in uscita dalle banche, immaginiamo che queste siano le risorse umane che possono andare a rafforzare i Confidi un po' meno forti, no? Perché comunque questo è un mondo molto diversificato al suo interno, quindi ci sono sicuramente dei Confidi già in grado di fare il credito diretto, altri meno, quindi come dire, se o occorra, dico, il momento è veramente il momento più facile del mondo per reperire queste competenze. No, grazie per la precisazione. Passerei, no, figurati, perché non intendevo, non ho un pregiudizio negativo proprio io sui Confidi, anzi la mia visione è nota, è sempre stata quella che è un mondo molto diversificato al suo interno, e quindi tutte le analisi che facciamo, l'accountability, ci permettono di distinguere chi è più bravo da chi lo è meno, e poi ognuno ovviamente decide per sé. Passo la palla adesso a Donatella Visconti, chiedendole, ecco, anche che appunto lei, che diciamo è al vertice di un'associazione come dire, specializzata, no? nei Confidi minori, e lei ha ha la possibilità di osservare un mondo che al suo interno è molto diversificato, perché coesistono ex Confidi vigilati con organizzazioni minime, addirittura senza dipendenti, no? Proprio quello che dicevo prima. E vorrei sapere, secondo te, invece, se appunto la nostra proposta, riprendere proprio da dove ha concluso Gianmarco, come la vedi tu invece questo tema della proporzionalità del rapporto tra i Confidi minori e maggiori rispetto a quello che abbiamo proposto con Claudio? Certo, allora innanzitutto buongiorno a tutti, buongiorno anche ai 230 partecipanti che ci stanno seguendo, e grazie a Torino Finanza di portarci con un appuntamento annuale, e ai nostri amici estensori della ricerca, di darci un aggiornamento e consentirci un confronto sullo stato dell'arte. Quest'anno
chiaramente c'è un momento anche molto particolare, ma che tanto più rafforza una riflessione in merito alla proposta di legge che voi avete elaborato, per la quale io mi sento veramente di farvi innanzitutto i complimenti per la semplicità, la lucidità e la completezza, e anche l'attenzione a non andare a toccare delle norme troppo, diciamo, troppo faticose da mutare per poterla rendere operativa. Io credo che l'obiettivo di ciascuno di noi, di tutti i confidi, che siano 106 piuttosto che 112, ma di tutti coloro che sono intorno a questo tavolo virtuale, sia quello di andare ad approfondire tutto ciò che può favorire ancor di più l'accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese. Le note di Banca d'Italia, che ringrazio di averle anche lì, diciamo, tagliate su misura e portate, sulla crisi fortissima di liquidità che riguarda le microimprese, che poi rappresentano più del 90%, credo, delle imprese, delle piccole e medie imprese, che già sono il 98% sul nostro territorio, è molto importante, perché oggi noi usciamo da una situazione di grave crisi, diciamo, in qualche modo stiamo retrocedendo del 5% nelle previsioni di Banca d'Italia, e questo triterà ancora di più le microimprese. Microimprese che sono assolutamente diffuse su tutto il territorio, con un'altissima presenza al sud del paese e spesso non raggiunte da un sistema bancario e anche da un sistema, diciamo, grande, da un sistema imponente, che pur chiaramente è il motore, è uno dei motori del nostro paese, sono soprattutto al sud, sono in qualche modo sparate nei paesi, in posti dove gli sportelli bancari con il coronavirus non hanno neanche aperto, molti cittadini hanno segnalato di non poter accedere nemmeno alla moratoria per i mutui prima casa per impossibilità di contatto nei confronti della banca. Oggi noi viviamo in un paese che tutto sommato ci riporta anche oggi una grande presenza di liquidità. Dagli interventi di ciascuno di voi è emersa questa, diciamo, una grande liquidità da parte dei confidi, oltretutto anche strettamente raggruppata intorno ad alcuni. Le banche sono liquide, questo è un periodo di grande liquidità. Il denaro non veniva dato prima del Covid, perché in realtà la bassa remunerazione e gli alti rischi in qualche modo non ne favorivano la diffusione, però il nostro paese ha capitale privato, bancario, dei confidi, sicuramente liquidità in grande imponenza. Ma tutto ciò non riesce ad arrivare alle piccole e medie imprese, alle micro, piccole e medie imprese. Allora io credo che poter potenziare, valorizzare la struttura di 270 confidi 112 che sono al 70% soprattutto al sud, che hanno, e ringrazio il professor Ferri di aver riportato questo rating umano, che sarà una delle rivoluzioni, ci saranno una serie di aspetti soft da questa crisi del Covid, tra le quali anche la necessità di agganciare a un algoritmo comunque necessario per una serie di fattori, anche una capacità umana di dare un rating che sia poi verificabile, reale, concreto per le imprese. Ecco, io credo che i 112, proprio nel loro punto di debolezza, che è quello di una polverizzazione sul territorio, abbiano invece un grande punto di forza. È vero che ci sono dei confidi, come dicevi Salvatore, che sono addirittura mono rappresentati. È vero che dei 270 probabilmente la metà, o forse un po' meno della metà, sono quelli più in qualche modo solidi e presentabili per quelle che sono le attività della vostra proposta di legge, che io condivido appieno. Non condivido, capisco perfettamente che il fatto di essere vigilati direttamente da Banca d'Italia, non indirettamente, perché anche 112 sono vigilati da un organismo che insomma, poi qualcuno più importante di me ce lo dirà, che ha degli input, delle norme, delle leggi e risponde in qualche modo a Banca d'Italia. Ecco, non credo che questo possa essere
un problema. Credo anzi che dovremmo fare maggiore forza comune, perché in un momento come questo i confidi possono veramente avere l'opportunità di essere strumento, veicolo e vettore per la rinascita del paese e anche per la propria rinascita, perché stiamo vedendo che noi ci stiamo essiccando in qualche modo. La garanzia non può essere più lo strumento unico con il quale operare, no? Ritengo che le altre tipologie di garanzie sarebbero con tutta l'attenzione, anche poi se lo vorrete sarà interessante fare delle riflessioni anche più tecniche sul disegno di legge che avete, sulla proposta che avete strutturato, perché è chiaro che quando si parla di altre garanzie bisogna tutelarsi molto bene da aspetti meno relativi all'antiriciclaggio, relativi ad altri ad altre cose, però insomma è cosa che è una delle materie più complesse, esatto, quella di datazione, esatto, che abbiamo, esatto, ipotizzato, siamo consapevoli, però credo che si possano trovare sicuramente con i giusti consigli le soluzioni più adeguate. Questo, penso anche che sarebbe molto utile al paese, perché tutte le aziende che lavorano con il pubblico, cioè lì c'è una platea di aziende enorme, quindi sì, trovo molto interessante, vi ringrazio per averlo formulato e vi faccio i miei complimenti. Bene, e lo trovo, grazie Donatella, molto, senti, interessante. Dimmi. Ti chiedo di dirmi, ma veramente in 30 secondi, un minuto, yes, cosa pensi di quest'altra disposizione del DL Cura che ha previsto, diciamo, un abbattimento dei costi relativi all'organismo da parte dell'organismo confidi minore, in termini, diciamo, di una deduzione che il confidi che paga il contributo dovuto può utilizzare rispetto agli obblighi di versamento ai fondi interconsortili. Quindi c'è questa sorta di sconto. Sì, sì. Come no, assolutamente. E questa era cosa esigua, non importantissima, però insomma è stato accolto con favore come segnale anche da parte del governo. Per quanto riguarda le altre tipologie di confidi, come gli agricoli, per esempio i confidi agricoli, noi abbiamo presentato un emendamento che ora speriamo vada avanti con la liquidità, insomma, perché con il Cura Italia il fatto di essere pochi agricoli non ci ha dato quella voce di cui c'era necessità, però ci stiamo lavorando su, perché riteniamo che sia una mera dimenticanza formale, insomma, non tutti coloro che sono addetti a scrivere le leggi conoscono poi i dettagli di queste cose. Ottimo, passerei a questo punto a Gianmarco Paglietti, del più volte evocato organismo Confidi Minori. Ciao Gianmarco, innanzitutto. Buongiorno a tutti. Allora, ci racconti a che punto siamo con l'organismo, qual è la filosofia che è stata seguita nella definizione, se vuoi, delle regole di governance e anche dei requisiti per le iscrizioni, e poi ci dici se secondo te l'organismo può essere per i confidi minori il soggetto che va a verificare se c'è l'effettivo rispetto di quelle condizioni che con Claudio Dauri abbiamo ipotizzato per allargare il perimetro di mercato dei confidi stessi. Che Banca d'Italia sia in grado di farlo non è in discussione per i maggiori, ma noi che siamo più piccolini, come siamo ovviamente, piccoli, ovviamente. Grazie. Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie a Salvatore e agli organizzatori per avermi invitato a questo interessantissimo convegno. Ebbene sì, cioè, finalmente l'organismo da febbraio è iniziata formalmente la gestione dell'elenco. Adesso i confidi avranno circa 9 mesi di tempo, fino a novembre in sostanza, per inviarci le loro domande di iscrizione, e noi stiamo ovviamente aspettando che arrivino i primi esperimenti, diciamo, per testare e oliare anche i nostri meccanismi. Ma molti sono i requisiti. Ovviamente non abbiamo inventato nulla che non fosse già scritto sostanzialmente nella
nella normativa piuttosto che nella regolamentazione che riguarda i confidi, per cui i requisiti sono quelli classici, riguardano la forma giuridica e l'assetto proprietario. Avete parlato prima del fatto che i confidi minori devono al momento limitarsi a svolgere, a erogare garanzie collettive sui fidi a favore delle proprie aziende socie, poi su questo magari ritorno un attimo alla fine. E poi ci sono due tipologie di requisiti per noi molto importanti. Una prima tipologia che riguarda la solidità patrimoniale, quindi andiamo a controllare che vengono rispettati i requisiti per quanto riguarda capitale sociale, patrimonio netto e composizione di questo patrimonio, e poi andiamo a verificare anche i requisiti di onorabilità di coloro che hanno responsabilità apicali nei confidi. Perché questi requisiti, soprattutto perché insistiamo soprattutto su questi ultimi due? Perché secondo noi l'iscrizione all'elenco dei confidi non deve essere vista soltanto come una mera seccatura burocratica che i confidi devono espletare per poter continuare a operare. Al contrario, dovrebbe essere vista, secondo me, ma penso di poter parlare anche per i miei colleghi dell'organismo, va vista come un'opportunità, nel senso che il fatto di essere iscritto in un elenco gestito da un organismo indipendente, sotto un controllo che riguarda i requisiti, il rispetto delle regole, eccetera, non può che aumentare la credibilità e consolidare la reputazione dei confidi minori come interlocutori privilegiati non solo delle banche, ma anche di quegli enti, di quelle istituzioni pubbliche e private che con i confidi operano abitualmente. Quindi l'obiettivo non è soltanto quello di garantire un controllo burocratico, l'obiettivo è anche soprattutto quello di riuscire a rinforzare a livello di credibilità e di reputazione l'intero sistema. Di fatto è come se i confidi che sono iscritti nell'elenco avessero, fatemi passare questa definizione non troppo tecnica, un bollino verde che va a certificare il fatto che questi confidi rispettano le regole, rispettano i requisiti di solidità patrimoniale, eccetera, e che quindi si propongono come interlocutori affidabili per banche e amministrazione pubblica. In questo senso ci siamo mossi anche noi per costruire la struttura dell'organismo, perché ovviamente un sistema è credibile se è credibile colui che deve andarlo a controllare e a regolare. In questo senso l'organismo è stato costituito come una fondazione in cui le associazioni dei confidi, le federazioni, le stesse istituzioni pubbliche e private che in qualche modo sono interessate al sistema possono partecipare come enti sostenitori e possono partecipare all'interno di un comitato che ha degli interessanti compiti consultivi, propositivi, ma in cui il consiglio di gestione, che è quello che gestisce l'elenco, che è quello che va a fare i controlli, che è quello che di fatto assicura che tutte le regole siano rispettate, è di fatto un organo indipendente. Ovviamente dipendiamo da Banca d'Italia, come è stato ricordato prima, che ci fa da vigilante, ma è all'interno dell'organismo il consiglio di gestione opera in maniera autonoma e indipendente, proprio perché vuole garantire la terzietà, l'imparzialità di fronte al sistema e di fronte agli interlocutori del sistema. In questo senso vengo a rispondere anche all'ultima domanda che mi hai fatto, cioè l'organismo è in grado di svolgere eventualmente un compito supplementare nel caso in cui la proposta diventasse effettivamente realtà. In questo senso permettimi di dire che, ovviamente parlo a titolo personale, permettimi di dire che sfondate un portone aperto, non soltanto una porta ma un portone aperto, nel senso che chi mi conosce da un po' di anni sa che in tempi non sospetti mi ero impegnato anche molto in prima persona per avvicinare il sistema dei confidi a quella che ai tempi era definita la finanza complementare, per cui ti ricorderai anche tu, Salvatore, che più di una volta ho cercato di avvicinare il mondo dei confidi al mondo dei mini bond e al mondo del crowdfunding, ma non soltanto nella veste di garanti o in alcuni casi di investitori,
ma anche nella veste di realizzatori di scouting e di assistenza specialistica alle imprese che volevano avvicinarsi a questo mondo. Per cui volevamo, condivido l'idea di continuare a valorizzare il ruolo che i Confidi possono svolgere proprio nell'accompagnamento delle imprese verso queste nuove forme di finanza che si vanno ad aggiungere a quelle classiche del credito bancario che, come abbiamo visto, purtroppo si va assottigliando. Tu mi chiedi l'organismo sarà in grado di fare questo ruolo, ma sicuramente è una sfida. farebbe questo ruolo, sicuramente sarebbe una sfida molto importante, molto interessante, perché ovviamente vuol dire fare un salto di qualità, non soltanto per i Confidi che a questo punto passerebbero dal credito di firma al credito di cassa, eccetera, ma sarebbe un salto di qualità sicuramente anche per l'organismo. È vero, peraltro, che l'organismo si è già dato la struttura e abbiamo anche gli strumenti per poter accompagnare i Confidi in questo passaggio. È ovvio che richiederà un salto di qualità anche da parte nostra, però ritengo che le sfide vadano accolte soprattutto in questa fase in cui effettivamente c'è bisogno di accompagnare i Confidi verso una nuova dimensione, nel senso che il mondo ormai è cambiato, quindi continuare, e parlo ovviamente nel senso di Confidi minori, continuare a mantenere i Confidi entro il recinto della garanzia collettiva sui fidi, effettivamente rischia di essere estremamente penalizzante per loro. Anche perché, consentimi di dirlo, una battuta finale, se poi i Confidi minori effettivamente cominciassero a concedere microfinanziamenti, cominciassero a fare consulenza specialistica, accompagnamento sui mercati per le imprese, non sarebbe più neanche tanto minore, ma comincerebbe a diventare qualcosa di molto più importante. Per cui non posso che auspicare, ovviamente parlando sempre a livello personale, questo passaggio sia per i Confidi sia per noi dell'organismo. Penso di essere stato nei tempi. Grazie Gianmarco. Grazie. Assolutamente sì, ti chiedo anche grazie, perché per una questione di limite tecnico non possiamo avere troppe persone online, e quindi tu sei quello che farà il passo indietro per stabilire questo palco. E poi due Gianmarco sono troppo, voglio dire, per cui uno per nome. Per cui a questo punto io vi ringrazio ancora una volta e saluto tutti quanti. Ovviamente continuo a partecipare in background, per cui continuerò ad ascoltare gli interventi successivi. Arrivederci. Grazie mille, ciao Gianmarco. Ottimo. Apriamo il microfono di Anna Maria Fontana dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, che come dicevo prima viene in qualche modo chiamata in causa anche dalle cose che diceva il presidente Gianmarco Dotta a proposito, diciamo, dei fondi europei e dei Confidi, il rapporto tra gli uni e gli altri. Già diciamo, i Confidi sono stati o utilizzatori indiretti o veri e propri gestori in alcuni casi dei fondi strutturali europei, punto su quale chiederei appunto ad Anna Maria di dirci di più, e vorrei sapere, perché come dire, mentre è scontato, no, che questo sia avvenuto sul versante delle garanzie, sarebbe interessante sapere se qualcosa è avvenuto o sta avvenendo anche sul tema della provvista per i Confidi che erogano direttamente il credito. Anna Maria ha il microfono chiuso in questo momento, se lo apri ci fai un po' il punto, grazie. No. Qualcuno deve aprire il microfono di Anna Maria gentilmente. Niente, Anna Maria, non ti sentiamo. Vediamo se c'è un modo per aprire questo microfono. C'è un limite. Allora, in attesa che il problema si risolva, a questo punto io girerei così, aprirei il microfono invece di Giuseppe Bronzino, per il quale pure ho qualche domanda. Come sapete, Giuseppe Bronzino è il dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico, che segue come dire, a largo raggio i temi di cui ci stiamo occupando,
e che ha anche il ruolo non irrilevante di presidente del fondo di garanzia per le PMI. Giuseppe, questa mattina abbiamo avuto occasione con la relazione tenuta da Diego Bolognese di approfondire, come dire, di vedere molto da vicino, ecco, come funziona il set degli indicatori del fondo di garanzia per le PMI. Come sappiamo, già ci sono stati, come dire, due round di accreditamento, no, al medio credito centrale, un primo e poi un secondo per confermare, iscrivere qualcuno, forse cancellare qualcun altro. Volevo sapere se all'esito di questa, come dire, esperienza reale e concreta state già pensando a un fine tuning degli indicatori, oppure se si va avanti così anche nel futuro. Questa è la prima domanda, poi te ne farò delle altre. Sì. Buongiorno a tutti, grazie intanto per l'invito a questo appuntamento sempre più interessante e qualificato, devo dire. Io vengo subito alla domanda di Salvatore. Sì, diciamo, il set di indicatori definiti per l'autorizzazione dei soggetti garanti nei sensi, insomma, della riforma del fondo, lo abbiamo sperimentato, diciamo, di fatto per due bilanci, insomma, per qualcosa più di un anno, e penso, insomma, di poter dire che abbia dato buona prova di sé nel complesso. Questo non significa naturalmente che non saranno possibili, anzi probabile qualche correzione, sì, come dicevi tu, un po' di fine tuning, però, diciamo, si è dimostrato un sistema di scoring equilibrato, che quindi consente di cogliere in maniera corretta un po' le performance dei soggetti che abilitiamo, ma, ecco, valutandoli indubbiamente in maniera equilibrata, e quindi intendo dire che tenga conto del contesto di questo particolare mercato di riferimento su cui andiamo ad agire, insomma. Insomma, poi per alcuni di questi, nella valorizzazione di alcuni di questi indicatori era già implicita un margine di flessibilità, ecco, quindi si è detto, ho sentito, insomma, in qualche scampolo che si parlava dell'indicatore sulla sostenibilità economica, che, diciamo, già è tarato in modo da valutare comunque in maniera come positive e adeguate le performance di soggetti anche che non coprono interamente i costi di gestione con il margine di intermediazione, però, diciamo, che non hanno una performance marcatamente negativa da questo punto di vista, certo. Ovviamente. Quindi questo già era implicito. Ecco, magari l'auspicio iniziale poteva essere di poter alzare un po' l'asticella nel tempo a seguito del miglioramento di certi indicatori, cosa che magari adesso, insomma, sarà un po' difficile pensare a breve, ecco, questo, però, insomma, va bene. Allora, la riforma del fondo di garanzia, che è stata operativa da marzo dell'anno scorso all'emergenza Covid, aveva sicuramente molto riequilibrato sul piano delle regole il rapporto, che io definisco sempre cooperativo e competitivo, perlomeno in tema di garanzie pubbliche, tra il sistema bancario e il sistema dei confidi. Eppure non vi era stata una ripresa, come dire, in grandissimo stile delle garanzie erogate dai confidi, cosa che io attribuisco, e anche nell'analisi che proponiamo, principalmente al fatto che il sistema bancario comunque si è orientato o si sta orientando verso segmenti di clientela, diciamo, un po' più strutturata rispetto a quella dei confidi, un tema che abbiamo più volte, insomma, detto oggi, Paolo Finali Russo ce lo ha anche ampiamente confermato, e in parte anche ad una, io la chiamo dicotomia informatica tra confidi e banche, che, come dire, non lavorando sempre su flussi informativi e soprattutto non lavorando su flussi standardizzati, diciamo, hanno una difficoltà nella meccanica del dialogo qualche volta, visto che ormai le banche lavorano
sistematicamente con questo paradigma, no? Tecnologico e quindi con sistemi di questo tipo. Tu hai una visione diversa, parzialmente diversa, su questo, ed è la prima domanda. La seconda che ti farei in connessione è che ovviamente quel sistema di regole di cui stavamo parlando è stato in qualche modo, in modo radicale direi, giustamente, ed è normale che sia così, modificato con il DL Cura e in seconda battuta con il liquidità. E qual è il tuo punto di vista su questo? Cioè, i confidi nel quadro giuridico vigente rischiamo di, come dire, di ritrovarceli un po' sottoutilizzati, oppure dovrebbe andare bene tutto così? Sì, beh, insomma, una domanda particolarmente complessa, perché in realtà non è facile individuare le ragioni dei fenomeni che hai descritto, quindi del fatto che a seguito della riforma non c'è stata questa marcata ripresa dell'operatività dei confidi e quindi della forma di intervento della controgaranzia nell'ambito del fondo centrale, insomma, perché su questo possono incidere tanti fattori, sia esogeni che endogeni, certo, rispetto al sistema dei confidi, che ovviamente al suo interno ha una sua complessità, con differenze anche marcate dal punto di vista territoriale, settoriale, eccetera. Io, diciamo, dal punto di vista del fondo, ma può avere inciso anche tutto sommato il ridotto tempo a disposizione, perché la riforma è stata in vigore, diciamo, per un anno, fino purtroppo allo scoppiare di quest'ulteriore crisi e con le modifiche normative che ne sono conseguite, quindi diciamo un tempo che magari non ha consentito di dispiegarsi appieno agli effetti, anche penso ad alcune specifiche forme di intervento, la tripartita, eccetera, che magari necessitavano di definire nuovi assetti convenzionali e via dicendo. Ecco, certamente, insomma, le dinamiche del sistema creditizio, che sono state ampiamente illustrate nel corso di questa giornata, incidono molto, probabilmente sono il fattore prevalente, ma insomma, ecco, è difficile pesare le varie concause. Dal punto di vista di quello che sta succedendo ora, quindi la seconda parte della tua domanda, vengo a questo. Certamente c'è stato questo intervento eccezionale di potenziamento fino ai limiti del possibile, ecco, dell'operatività del fondo, per favorire al massimo un'immissione immediata di liquidità nella misura maggiore possibile nel sistema delle imprese. Devo dire comunque, dalla lettura della norma emerge comunque, insomma, un'attenzione del legislatore anche al ruolo dei confidi, alla possibile sinergia con la loro operatività, sia se guardiamo il comma 1 lettera N, quindi e sia se guardiamo il comma 4, quindi diciamo la norma si è premurata di distinguere tra l'impiego dei fondi privati e dei fondi pubblici che pure i confidi gestiscono, andando a delineare delle possibilità di intervento specifiche per in sinergia tra fondo centrale e confidi. Questo al di là del fatto che ovviamente tutte le forme di operatività sono attivabili in controgaranzia e garanzia diretta. E poi è chiaro che adesso bisognerà vedere come queste forme di intervento vengono calate nel concreto dell'operatività degli intermediari finanziari. Questo dipende anche dalla dinamicità degli operatori. Noi come fondo centrale siamo aperti a proposte anche di attivazione su tutte le fattispecie che la norma delinea, anche quelle, diciamo, che, cioè, adesso in prima battuta chiaramente ci si è concentrati su mandare a regime nel tempo più rapido possibile le novità normative su cui il fondo era autonomo, che poteva immediatamente porre in essere, quindi la garanzia al 100% come prima priorità, che è andata in vigore in tempi rapidissimi la settimana scorsa, e poi immediatamente seguirà la garanzia al 90% nell'ambito del performance framework, che ci consentirà di uscire dal regime dei minimis. Ci sono, ripeto, queste ulteriori possibilità di intervento in combinazione con l'intervento dei confidi, che consentono a determinate condizioni di comunque incrementare ulteriormente
la copertura, e su questo insomma siamo aperti a innestare insomma una sinergia operativa anche con loro. Infine. Ottimo, grazie mille. Passerei adesso a Silvio D'Amico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, direzione del Tesoro, Dipartimento del Tesoro, scusami Silvio. E qui riprenderei un tema che, come dire, abbiamo toccato in maniera così un po' accidentale prima, che riguarda in realtà il microcredito, per il quale proprio nel lavoro dell'anno scorso noi dell'Osservatorio pure proponevamo un allargamento, un ampliamento dei confini e anche, come dire, un innalzamento delle soglie dimensionali delle operazioni ammissibili. E questo è avvenuto con appunto il DL Cura, dicevo prima, che è stato elevato a ben 40.000 euro. Si è aggiunta poi una garanzia anche a favore di questi operatori sulla provvista che gli dovesse essere concessa dagli intermediari bancari. Quindi, come dire, si è sicuramente inteso aprire o ampliare, diciamo così, un canale di finanziamento diretto per le microimprese e anche per i soggetti, come dire, in autoimpiego che ancora imprese non sono. E è una interessante novità. E mi chiedo se si possa pensare di fare qualcosa di analogo anche per i confidi, visto che, come dire, il canale di finanziamento che loro potrebbero erogare, le micro piccole imprese, è un canale che potrebbe andare a integrarsi, no, con modalità molto simili a quelle del microcredito, con la differenza però che nella nostra proposta, prima lo evidenziavo sull'intervento di Claudio Dauria, noi poniamo tutta una serie di condizionalità. E Silvio, tu, come dire, hai davanti a te, no, come dire, una grande visione del mondo dei confidi e sai che i confidi sono molto diversi tra loro. Quindi vorrei sapere se a te questa idea di andare a condizionare l'apertura di nuovi spazi operativi ti pare un'idea percorribile o meno. Ovviamente tu non sei il legislatore, io lo so, però, come dire, sei un attento osservatore molto laico e molto franco, quindi per questo mi prendo, come dire, la licenza di farti una domanda così diretta che magari valica il confine del tuo appartenere all'esecutivo, ecco. Però ci terrei a sapere qual è un tuo punto di vista proprio tecnico su questa proposta di immaginare delle aperture condizionate a fronte di requisiti stringenti e verificabili. L'hai premesso tu, che parliamo di, diciamo, sono opinioni personali, non istituzionali. Certo. Direi di sì, assolutamente sì. Cioè, è chiaro che in una realtà molto darwiniana anche i confidi, i migliori, perché abbiamo visto dalla riunione di oggi, ci sono delle esperienze, sono molte esperienze positive. Oggi teoricamente ci sono più potenzialità, lo dicevi anche tu, Salvatore, di quanto ce n'erano una volta, perché le risorse ci sono, si tratta di andarle a canalizzare e renderle utili. Quindi dal punto di vista della potenzialità e della utilizzabilità, assolutamente sì, io credo che il Confidi si debba trasformare in una agenzia polifunzionale, non possa più reggersi su quella che una volta era la sua attività tipica. Ci sono anche segnali interessanti in questo, diciamo, sotto questo profilo, perché diciamo, se è vero che alcune diciamo, la esplosione dell'intervento in garanzia, qui si potrebbe anche dire perché solo in garanzia, ma non è questo il tema di oggi, l'esplosione dell'intervento in garanzia tende a spiazzare ancora di più. Abbiamo parlato per anni del fondo che spiazza i confidi, è vero che questo tende a farlo ancora di più, però secondo me ci sono dei segnali interessanti, lo ha detto anche Bronzino prima, ci sono per norma delle operatività dove si passa attraverso i confidi.
la garanzia al 100% sui confidi, la rinegoziazione al 90%. C'è un dato anche letterale che secondo me non è insignificante: nel DL23 riesce 5 volte la parola confidi, sono andato a cercarmelo, non avveniva da tanti anni, quindi probabilmente esiste anche una sensibilità, probabilmente nelle sfere più alte, anche nella politica, della rilevanza del ruolo dei confidi. Mi piace segnalare una cosa che non ho seguito tutto il convegno, ma mi piacerebbe ricordarla, che anche sulla garanzia SACE, non quella Covid-19 autorizzata dalla Commissione Europea, ma il 14 bis, del nuovo 14 bis dell'articolo, scusate, purtroppo siamo burocrati, il nuovo 14 bis dell'articolo 6 del 269, quindi la norma su SACE, ha previsto una nuova operatività a mercato di SACE verso le imprese, si dice a favore con il sistema dei confidi. Allora, come dire, se da un lato ci sono degli spazi che vanno a ridursi, dall'altro lato sono piccole cose, ma anche l'articolo 51 che ha toccato l'organismo, ne ho parlato della dottoressa Visconti prima, sono segnali di attenzione verso questo mondo e secondo me ci sono in nuce tutti gli elementi, tutti i precursori affinché si possa immaginare uno scenario di intervento più ampio, altrimenti saremmo in una, come dire, in una condizione di non poter utilizzare uno strumento che oggi ha delle potenzialità. Poi, ma qui Salvatore lo ha detto in tutte le salse, siamo di fronte a una realtà molto variegata, non è pensabile un'operazione di todos caballeros, però io sono abbastanza convinto che la direzione sia questa, i segnali ci sono. Grazie, lo ritengo molto confortante, penso saranno d'accordo anche i presidenti delle associazioni, quindi molto dipenderà a questo punto dalla qualità delle proposte che saranno poi veicolate, diciamo, sui canali istituzionali. Io rivedo Anna Maria sui nostri schermi, quindi immagino, ecco, vedo che il microfono sia aperto, e quindi Anna Maria, recuperiamo la domanda di prima. Sì, grazie a tutti, soprattutto agli organizzatori che hanno risolto questo piccolo problema tecnico. Sono molto lieta di essere qui oggi e mi preme portare il saluto del direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, che è Massimo Sabatini, che come sapete ha sempre dato grande attenzione a questi temi, e quindi passo subito a rispondere alla domanda di Salvatore. Certamente noi come Agenzia per la Coesione Territoriale abbiamo dato sempre una grande attenzione a questi temi. Gli interventi che i fondi strutturali finanziano attuandoli appunto attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari sono oggetto del nostro rapporto che esce ogni anno e che pubblicheremo a breve. Il primo capitolo è proprio dedicato a quelli che sono gli interventi che già oggi vengono realizzati grazie anche all'utilizzo dei confidi, perché sul valore complessivo di circa 4,3 miliardi di euro destinati agli strumenti finanziari, poco più di 1,3 miliardi sono appunto garanzie, mentre circa 2,4 sono dedicate ai prestiti. Ovviamente gli interventi della politica di coesione si basano su quello che è un evidente fallimento di mercato, è un presupposto, e una delle novità di questa programmazione è stato proprio un'analisi molto profonda di questi fallimenti, proprio per definire al meglio quelli che dovevano essere poi gli strumenti che rispondevano a queste esigenze. E il lavoro che l'Agenzia ha realizzato in questi anni con l'istituzione di un tavolo tecnico a cui partecipano tutte le amministrazioni coinvolte nella programmazione e nell'attuazione di questi strumenti ha visto proprio la volontà di, da una parte, migliorare quella convergenza operativa rispetto alla quale, ne approfitto per ringraziare il collega Bronzino per il supporto, sempre la collaborazione, diciamo, diuturna su questi argomenti, perché oltre al Fondo Centrale di Garanzia, che ha visto l'adesione di moltissime regioni e in questi giorni si sta ancora di più rafforzando questo tipo di coinvolgimento, ci sono interventi che vedono i confidi protagonisti in alcune regioni per appunto erogare queste garanzie.
Ma di fronte a questa emergenza sanitaria, che è diventata purtroppo poi emergenza industriale e finanziaria, oggi come stiamo rispondendo a questa emergenza? Stiamo rispondendo innanzitutto con una fortissima attenzione da parte della Commissione europea a creare quelle condizioni di flessibilità e semplificazione per utilizzare le risorse che erano già destinate, ma non ancora spese erogate ai destinatari finali, proprio per rispondere a questa emergenza. E la Commissione ha modificato i regolamenti che disciplinano l'utilizzo dei fondi strutturali, soprattutto ampliando la possibilità di utilizzare queste risorse per supportare esigenze di capitale circolante. Noi stiamo lavorando ancora per ampliare ulteriormente queste opportunità perché, e lo diceva molto bene il dottor Finaldi Russo, che ringrazio perché il suo contributo costituisce un'importante base per le decisioni programmatorie che in questi giorni si stanno prendendo. Ha parlato molto bene anche di quelle esigenze di dover far fronte a evitare appunto la restituzione dei prestiti, quindi con la moratoria, e poi la necessità di utilizzare risorse per i rifinanziamenti, ristrutturazioni dei debiti e ricapitalizzazione. Quindi abbiamo aperto un negoziato con la Commissione per capire se anche le operazioni di rifinanziamento e di ristrutturazione del debito possono essere oggetto di sostegno da parte delle risorse dei fondi strutturali. In questo momento il Ministero, in maniera molto veloce, il Ministero dello Sviluppo Economico, come sapete, ha già avuto l'approvazione di un regime transitorio per potenziare il Fondo Centrale di Garanzia, dove è chiaramente definito che saranno utilizzate le risorse dei fondi strutturali. E questo ci aiuta anche a supportare quell'esigenza di liquidità che ho sentito stimare in 50 miliardi di euro. Quindi c'è questa prima esigenza a cui rispondere, ma non dobbiamo dimenticarci che ci sono anche interventi molto interessanti, anche innovativi, sull'equity, sui mini bond, sul crowdfunding, che stavano partendo e che speriamo di poter continuare ad accompagnare proprio grazie a questa flessibilità e a queste semplificazioni che la Commissione europea ha già proposto e approvato, perché non si fermino per strada, perché dopo l'emergenza ci sarà la necessità di ricostruire e di ricominciare da capo. La cosa interessante che volevo dire è che in questi giorni ho appreso con piacere dalle notizie di stampa, ma anche per esempio dalla newsletter che realizza il Ministero dello Sviluppo Economico, che molti degli interventi che sono stati finanziati con i fondi strutturali, grazie soprattutto a strumenti finanziari, oggi sono in prima linea per l'emergenza Covid. Pensiamo per esempio a questa azienda che opera in Puglia, che lavora sulle stampanti 3D, che fa le stampanti 3D più precise nel mondo, che oggi produce gratuitamente per gli ospedali di Brescia valvole che vanno ad aiutare appunto i malati a respirare. Quindi voglio concludere l'intervento con un messaggio in qualche modo positivo perché sono stati tanti gli spunti di questa giornata, proprio la razionalizzazione, la semplificazione che stiamo operando in questi giorni devono poi restare un emblema per il futuro, perché in momenti, come ha detto qualcuno, di crisi non convenzionale, è necessario rispondere con strumenti non convenzionali. Sicuramente gli strumenti finanziari sono i più adatti a rispondere a questo tipo di emergenza e possiamo far diventare questo momento come una palestra per continuare a rafforzare questi interventi per il futuro. Grazie Anna Maria. E a questo punto a me compete, come dire, portare alla conclusione questo evento, il che non, diciamo, non consiste nel fare delle cosiddette conclusioni, perché il senso del lavoro che facciamo con Torino Finanza è diametralmente opposto. Diciamo, la nostra struttura è quella di fare una fotografia della realtà con degli elementi oggettivi, che è la prima parte del lavoro che è stato presentato, mettere a disposizione dei nostri lettori e del pubblico
alcuni stimoli, alcune riflessioni, alcune idee, chiamare intorno al tavolo persone molto qualificate a dare qualità, insomma, ai ragionamenti, ad arricchire il lavoro di ulteriori spunti, e poi tutto questo viene, come dire, consegnato appunto a chi ci ascolta e a chi ci legge, con l'augurio che ci facciamo che, insomma, sia materiale utile a ulteriori riflessioni e quindi un nuovo punto di partenza per il nostro lavoro di continuo impegno, direi, a fare quel che possiamo per l'economia e per la società, no? Del nostro paese, ciascuno nel suo piccolo. Quindi non mi rimane altro da fare che ringraziare gli eroici 170 che ancora ci ascoltano, e per ringraziare soprattutto tutte le persone che sono intervenute in video e al microfono, e anche quelle che, come dire, che non si vedono, che sono tutte quelle che ci hanno dato a loro volta nel corso degli anni suggerimenti, stimoli, che ci aiutano appunto per mettere a punto il nostro lavoro in una sorta di gioco di sponde, no? In cui c'è un continuo scambio di idee e di materiali. Quindi concludo veramente dicendo a ciascuno buona riflessione e buon lavoro per quello che ci compete nella lotta contro il coronavirus e i suoi effetti anche sull'economia e la società. Un saluto, arrivederci. Un saluto a tutti. Grazie a tutti. Buonasera. Arrivederci. 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 Perfetto, chiudiamo il webinar. Grazie a tutti.